Allora, tu ti chiami al pubblico? Cristiano Ferro. Numero uno, portiere, cantante, vai. Ok, maestro. Ma un napoletano, no? Chi nulla italiano. Numero due. Signori, su altezza, facciamo un applauso per cortesia. Guarda qua. Signori, su altezza, Gianni Parente. Professione? Musicista. Però te ne pure posto, non la darete. Vai, numero due, vai. Ecco qua, numero due. Numero... Ah, signori... Eccomi qua. Il maestro Gennaro Carbone, applausi, vai. Tutto bene. Noi siamo affezionati a questa squadra. Anche sotto il sole veniamo a giocare. Ruolo? Terzino sinistro. Vai. Per cortesia, Tarantino Angelo. Vieni qua. Per cortesia, guardate a questi signori, ecco, vedi, questa è la nostra società, Angelo Coppola, Tarantino, Raffaele Annunziato, vieni con me, numero 4. Numero 4, arrangiatore di Mimmo Taurini da 10 anni, Carmine Giordano. M'arrangio, come si dice? M'arrangio, ha detto a tutto, si arrangia, ruolo, ruolo, vieni qua. Terzino sinistro. Vai. Numero 5, chi è? Numero 5, Mimmo Taurino, eccolo qua, professione tutto fare. Numero 6, numero 6, numero 6, vieni qua presente, vai. Numero 6, questa è una iniziativa che ho fatto io così. L'emittente si chiama la nostra emittente, non esiste un emittente stabile, perché può andare in qualsiasi emittente. No, tu eri. È giusto, è giusto. Come ti chiama al pubblico? Marco Pinto. Ruolo? Esterno di fascia destra, di centrocampo. Se io non vedo te, vi ricordate quella canzone? È sua, vai, ciao. Solo quella, solo quella. Marco Pindol, numero 7. Numero 7. Numero 7. Vieni, vieni, vieni qua, facciamo tutto. Professione? Cantante. Ruolo? Faccio l'arbitro. No, lui fa, è una mezza punta, raccomandata dal padre. Però una mezza. Gino Coppola, vai, eccola qua. 8. Numero 7, Gino Coppola. Però tu devi far vedere la maglietta, dobbiamo. No, non ce l'hai, ce l'hai fatta al contrario. Numero 8. Ciro Pirozzi, cantante. Cantante, cantautore. Cantautore. Chi sta a chiedere il quinto piano? Abbiamo fatto, ok? Ah, allora facciamo go. 9 e 10 chiamiamo a tutte e due. Antonio e Michele Taurino, eccolo qua. Vado a finire. Numero 9, Anthony. Allora, nome e cognome? No, Anthony. Anthony. Numero 9, attaccante di manovra. Ci divertiamo sicuramente, fa un caldo tremendo. Ruolo? Lo scegli tu il ruolo, dai. Numero 10 Michele Taurino, trequartista. Oh, te lo dico davanti al pubblico, oggi voglio che vi impegnare, sicuranza non è venuta, ne ha fatta nata. Ciao, vici. Allora vai, numero 11. Signori, il papà era un difensore sinistro, mi svegliamo un giorno, dice, tu vuoi farlo attaccando fin mio goleatore, i casi della vita, Mimmo Morì. Grande Lippi, un bacio a tutti quanti. Ruolo, ruolo. Ruolo attaccante, attaccante. Professione? Cantante. Bacitrice. Che noi facciamo un pacchetto cose. Vabbè, alla prossima. La nostra emittente, un bacio a tutti quanti. Vai. Ciao ciao. Numero 12. Numero 13. No, ma ci sono. Luciano Caldore? Luciano Caldore? Ecco qua. Signori, Luciano Caldore, guardate la serietà. La professionalità, siete a fare partite che femmina, non ci facete, l'emozione, ma ne è tanto lui, mettete un angelo, io so tutto questo tramite il giornale Radio di Napoli. Un saluto da parte mia a tutti i calciatori di questa squadra, i calciatori cantanti, bravo, colleghi. Siete miei. Ottengo l'ore, a Napoli ci fa male la mola. Allora, ruolo tuo. Ci male il mulare.
Il ruolo tuo, poi giocherà la prossima. Il mio ruolo è, io sono un jolly, mi piace passare a parte. No, però io quando giocavo a pallone giocavo terzino destro, terzino sinistro, mediano, libero, stopper, tu lo mediano, sai, anche mediano, mediano, anche mediano. Come Cannavaro quando ha iniziato a giocare, quando ho giocato contro Dimi Cannavaro, quando avevo 14 anni, era un mediano, non era uno stop. Poi è diventato mediano. Tu vuoi dire al pubblico la Coppa Mapigliaicura, fai la mondialità, vinto il torneo? Mimmo Taurino non è solo un grande cantante, un grande artista, ma anche un grande calciatore, il nostro Rudy Kroll, vai! Allora, abbiamo completato, poi... No, chi ci sono, ragazzi, chi ci sono ancora? Tutti? Signori, il cugino, noi abbiamo il cugino raccontato, D'Urso, eccolo qua, vieni il ruolo, no, qua non cagnate il ruolo, chi sta la tattica no? O vedi, lui ha detto, Rambo Sirici perché mi piace. Paolo D'Urso. Guardala, Paolo. D'Urso, Paolo D'Urso. Ruolo? Attaccante. Professione? Disoccupato, no? Signori, ma noi abbiamo una... Guardala, qua. Signori, grosso impresario. No. Editore televisivo. Ruolo? Ruolo, non si sa. Mister! Ah, no. Mister, sei tu. Allora, Jenny, scusate, Jenny è una vecchia volpe, può giocare sia sulla fascia sinistra terzina, sia mezza punta che centrocampista. Oggi lo voglio a centrocampo. Ok? Mister. Ci vediamo domenica. Ciao. Signori, vieni qua, vieni. In banchina vorrei un grosso applauso. Mister Rea. Ragazzi, grazie dell'applauso. Io vi ringrazio anche a nome del Napoli, che io alleno i più piccoli del Napoli, e poi i più grandi, Mimmo Taurino. I più piccoli e i più grandi. Io ho una squadra 97 che vincono sempre, sono bravi. Questo, ecco, esatto, classe della prima guerra mondiale. Comunque vi ringrazio dell'invito e a Mimmo che è il capo nostro. Grazie. Ragazzi, maresciallo, coordinatore dell'agenzia matrimoniale. No. Maresciallo Nello, ci vuole il morale. Allora, ragazzi, un po' di silenzio. Ve lo dico davanti alla televisione. La nostra emittente. Oggi è una giornata che io voglio vincere questa partita, va bene? Perché fino adesso abbiamo sempre perso. Gianni, fino adesso abbiamo sempre perso, quindi poi farò le mie conclusioni a termine della partita, va bene? Allora, giornata di sole, bella, guardate, è una giornata ariosa, queste cose si devono sempre fare. E mi collego con due grossi personaggi, signor... Luciano. Umberto. Guarda qua, calcio insieme, giocano con noi, lui rappresenta... Uno degli organizzatori. Ecco, lavoro nell'ASL Napoli 3 Sud, faccio l'educatore professionale e abbiamo una grande nazionale. E questo è importante. E speriamo che oggi lo dimostrerà. Io lavoravo all'ospedale, fate bene... Fratelli. AS Napoli 2 Nord, servizio di Telemaco Junior di Mugnano. Ok, ti aspettano per andare in campo contro di noi se non vate errato. Allora andiamo, vieni, riprendi. Allora voglio ricordare che la nostra emittente, sì, Collana Vomero, stamattina gli artisti hanno fatto un sacrificio per si scelta. Guarda qua un po' ci abbiamo, Lo Bello. Da Salerno? Sì. E io a Salerno, Pastena, Mariconda, no, perché... Allora state là voi, sì. Allora voi conoscete anche il signor Pastore di Salerno. Allora, sì, il signore? Florio. Professione? Commerciante. Vedete, a Sezzanella ne è fornuto. Qua? Aliberto Vittorio, Nociano Imperiore. Non c'era? Francescone Luigi Secondigliano. Ah, sta vicino a noi. Poi, forza, veloce, vieni. Salvatore De Marino, Marano. Giuliano, Mirko Ametrano. Fabio Ponticelli. Capitano. Salve. Ragazzi, venite. Michele De Rosa, via Monte di Dio 25, salute mentale, operatore. Fiorentino, Eboli. Eboli, bella. Vieni. Eboli, Salesi, fermai là. No,
Come ti chiami? Angelo. Professione? Niente. Disoccupato? Purtroppo. Signori, noi ci divertiamo con l'arbitro, con tutti quanti voi, ci abbiamo anche la conferenza stampa, attenta alla sciupatezza, guarda qua. Noi vi facciamo un grosso applauso a tutti quanti. Vai, buon divertimento, ciao! I wanna fly with you, baby. Bella mia, la guanza. And leave the world behind. I wanna fly so high. Baby girl, I'm gonna take it to the club now. Fly high. And leave the world behind. Straight up top. Oggi io ti attacco, bravo!